Gianpaolo Mezzetti, Oriana Serrandei, Gabriele Cappelli e Patrizia Gentili, Giuliano Casadei e Maria Paola Melandri, Alessandra Gatti e Enzo Minguzzi. Sono loro gli 8 ravennati che ieri hanno vissuto le drammatiche ore nel Museo Bardo di Tunisi. Tra di loro vi erano anche i genitori di Giulia Mezzetti. Ora, a distanza di quasi 24 ore dall'attentato, abbiamo contattato telefonicamente Giulia. Nonostante la notte in bianco, il tono della sua voce sembra sereno. Stanno tutti bene e sono già ripartiti per la prossima tappa della crociera sulla MSC Splendida, ci ha detto. Ora si pensa a domenica, il giorno del ritorno a casa. La mattina successiva al giorno dell'attentato a Tunisi, ha avuto modo di risentire già i suoi familiari, i suoi genitori, che sono appunto al momento in Sì, mia viaggio? madre mi ha mandato un SMS questa mattina intorno alle 7 più o meno per dirmi che stavano partendo dal porto di Tunisi con la nave, insomma, MSC Splendida. Senta, quindi il viaggio continua? Sì, il viaggio continua, vanno verso Barcellona e per poi ritornare a Genova e sbarcare, insomma. Di ieri, l'ultimo contatto, insomma, avuto con sua madre, con suo padre, ieri, quando è stato? Intorno alle 11 di sera con qualche SMS perché le chiamate non si riuscivano a fare per via del, insomma, penso dell'intasamento delle linee, una cosa così. Quindi qualche SMS che comunque stavano bene, erano sulla nave, cercavano di rilassarsi un attimo. E come ha passato questa nottata e appunto come si immagina che invece l'abbiano passata i suoi genitori sulla nave? Io personalmente in bianco e suppongo che anche i miei genitori l'abbiano passata in bianco perché insomma se sono spaventata io, sicuramente loro che hanno vissuto tutto non oso immaginare. Quando il ritorno? E il ritorno per domenica. Per domenica. Il sindaco Matteucci ha già, insomma, avrà letto la nota del sindaco, ha già detto che appunto spera di incontrarli tutti quanti, quindi. Ieri dal sindaco Matteucci, infatti è stato insomma, molto gentile a contattarmi e niente, adesso quando tornano farò contatto, farò, li metterò in, lo metterò in contatto con i miei genitori, insomma.